bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono molto felice stamattina, venerdì 13 gennaio 9 e 27. Perché sono così felice? Allora, innanzitutto, come avete visto, ho cambiato Ludovica, che adesso è qui, che sta mangiando. Sì, l'allatto io esclusivamente al seno. È molto impegnativo, ma bellissimo. E perché sono molto felice? Perché la mia signorina stanotte ha fatto una notte meravigliosa. Da quando è nata, ovvero 24-25 giorni fa, è la prima volta che si sveglia da sola ogni 3 ore senza piangere mai, né al cambio pannolino, né alla vagina sali, che mi prende la tetta e si riaddormenta in maniera tranquillissima. Ha dormito tutta la notte nella next to me, quindi non in braccio, né, non sul divano, non nel letto con noi, tutta la notte nella sua next to me. Io sono troppo felice perché è stata troppo, troppo, troppo brava la mia pupettuzza. E quindi sono anche felice perché finalmente riesco a girare il primo vlog da mamma. Ebbene sì. Allora, come sto? Come stiamo? Stiamo bene. Oggi particolarmente perché ho dormito un po' in più, sempre scaglionata, però non me ne frega, ho dormito un po' in più rispetto alle notti completamente in bianco, cioè senza dormire neanche un minuto mai. E siamo bene, siamo tanto felici. Le giornate, ora lasciate perdere il mio aspetto, voi direte: "Ah, Dio, quanto sei carina!" No, ragazzi, io mi vedo un gabinetto che cammina, non mi riconosco più perché vivo in tuta o in pigiama, cioè in tuta e in pigiama con i capelli puliti ma sempre legati, quindi sembrano sporchi, non mi trucco, però allo stesso tempo sono tanto, tanto, tanto contenta. E le mie giornate sono tra pannolini, routine, la vagina sali, tetta, nanna, questo. E poi quando lei dorme corro a fare la pipì, a passare un aspirapolvere, quando poi torna Massimo, perché oggi è venerdì, da lunedì è iniziata la nostra vera sfida, ovvero, eccola qua, ovvero da lunedì Massimo ha ripreso a pieno regime a lavoro, e quindi io e Ludovica stiamo tutto il giorno da sole a casa. E devo dire che lui è fantastico, meraviglioso, mi aiuta tantissimo, non avevo dubbi, è un papà stupendo, si è completamente rincoglionito, però è veramente bravo, bravo, bravo. Dovete vedere lei quando lui torna e le dice: "Ciao, amore mio", come si calma, si tranquillizza, no, proprio bravo, bravissimo. E niente, sono felice perché il primo vlog spero di farcela, spero che lei sia buona anche durante la giornata. E niente, così passiamo insieme questa giornata da mamma, questo venerdì, con la mia polpetta tutta rosa. E quindi hai pianto con lacrimonie? Posso vedere che c'hai qua dentro il collo? Posso dare un bacino qua nel collo? Sì, posso? Mamma mia, che morbidezza! Mamma mia! Mamma mia, che morbidezza! Mamma mia! Morbida, 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 morbida. Il tuo quadro che ti piace tanto? Sì? Mamma te lo stacca e te lo mette nella next to me. Ricottara? Sì? Oddio. Oddio, oddio, oddio. Oh,
La mia pallina sei tu. La mia pallina sei tu. Ciao zie, ciao, ciao zie. Aiuto. La mia teatrante. Che fai, mi mangi? No. Ci abbiamo sonno. Chissà se mi farai fare qualcosa oggi. Tipo fare una pipì in pace. Senza di te addosso. Oddio. Oddio. Oh. Aia, molla i miei capelli. Aiuto. Molla, Ludovica. Già mamma ne sta perdendo a quantità industriale. Molla, 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 molla. Apri. Apri. Che ti ridi? Apri. Che ti ridi? Che ti ridi? No, piange. Apri la mano. Aiuto ragazza, rimarrò calda. Sì. Sì. Oddio. Oddio mio. Oddio mio. Oddio mio. L'orecchio così ti rimane. Din 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 din. Morbidissimissimissima. Va bene, aiuto, autonomia finita. Ari, eccomi. Allora. Cosa ho detto? È stata una notte fantastica? No dai, non mi lamento. Allora, è l'una, è 10. Che cosa ho fatto? Niente. O meglio, mi sono lavata per metà, di ascelle, denti, cremina, alla panza, crema al viso. Ma sotto sono ancora così. E ho attaccato una lavatrice di Ludovica. Ho fatto arieggiare casa, le ho fatto l'aereo solo amore mio perché è raffreddata, non mi ricordo se ve l'ho detto prima, comunque combattiamo con coliche e raffreddore, come se l'è preso non lo so perché non facciamo un cavolo di niente, forse alla prima visita dalla pediatra, non lo so, boh. E poi per queste coliche malefiche è stata noiosetta tutta la mattina, pianto e quindi... Adesso è tornato Massimo per il pranzo, infatti lei è con lui. La sentite? Non lo so se la sentite. Comunque sta piangendo perché le coliche, non ha dormito tutta la mattina, quindi aiuto. Ora sta con Massimo che le sta cambiando l'ennesimo pannolino. E poi spero si addormenti un pochino, così noi mangiamo, ma soprattutto lei si tranquillizza per pranzo. Pasta in bianco e insalata col tonno, perché tempo e idee non ce n'è. Guardate che casino che c'è là. Aiuto. Meno male, voi direte, oddio l'aerosol, sì, purtroppo sì, ma meno male se lo fa fare, perché il rumore dell'aerosol le piace da morire e si rilassa. Peccato che prima con l'aerosol si è addormentato, ho detto che bello, finalmente adesso si rilassa un po', poi è venuto mal di pancia e addio. Comunque, questa è... Poi vi faccio vedere anche come sono messa io fisicamente a 24 giorni dal parto. E non è una gara, non è per far vedere così, perché probabilmente qualcuno me lo chiederà, se lo chiederà, e ve lo faccio vedere, anche perché magari mi rimane come memo e fra una decina di giorni mi vado a rivedere se sono uguale, peggio o meglio. E va bene, niente, io preparo sta pasta in bianco e poi vediamo se riusciamo a mangiare. Dici papà? Dici papone? Sì, lo so, sei piccola. Già, dillo. Ma che mi sta a fare niente? Dici papà? Ma io sono piccola, ho 20 giorni, è vero? Fochetta. Madonna mia, madonna mia. Ah, scusa. Antipatica, antipatica. Come sei antipatica? Allora, eccomi qua.
qua, sono le 3:20. Massimo è tornato al lavoro già da un'oretta abbondante e noi siamo a letto. Zanzan, la signorina sta mangiando. Non potete capire, ha fatto il diavolo a quattro e ha mangiato prima, ma ormai mangiamo a turni. Ha mangiato prima Massimo e lei strillava, 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 perché c'aveva tanto sonno. Poi ho mangiato io. Scusate la luce, ma vi sto facendo luce con il telefono. Poi ho mangiato io, finalmente è crollata. Adesso l'ho un attimo svegliata, anche se non si svegliano i bambini quando dormono, però erano passate troppe ore dall'ultima poppata. E sia l'ostetrica del consultorio che la pediatra mi hanno detto: no, va bene che dorme, ma non le faccia passare tipo 4-5 ore. E quindi l'ho svegliata. Mezza dormendo, gli ho cambiato il pannolino, adesso sta mangiando. E poi le faccio fare di nuovo un pisolo, penso che me la metto qui a letto, anche se no, non si vede niente. Lì c'è la next to me, adesso mi sono messa dal lato di Massimo. E niente, poi come si evolverà il pomeriggio? Così, nel senso che adesso fa un pisolo, poi si sveglierà. Pannolino, di nuovo tetta, aerosol. E poi non lo so, vediamo se vorrà stare un po' nella palestrina, non nella palestrina, nel dondolino o in braccio o non lo so. Massimo torna stasera alle 8 e niente, io mi vorrei e dovrei fare uno shampoo, però vediamo. Alla fine ce l'ho fatta a lavarmi tutta, però necessito proprio di una doccia, quindi vediamo quando torna Massimo, se non torna troppo tardi mi faccio lo shampoo, altrimenti lo rimanderò a domani, vediamo. E niente. Ragazzi, io non lo so che cosa sta uscendo di questo video, cioè, capitemi, è il primo video da mamma che faccio, pensavo pure di non riuscirne a fare, però col fatto che stanotte lei è stata molto brava, stamattina mi sono svegliata positivo, ho detto ok, proviamoci. Poi la mattinata è andata come è andata, che lei è stata noiosetta, non mi ha fatto combinare niente, quindi capite, capite, man mano penso e spero andrà sempre meglio. Eccoli qui, i piedini d'oro, amore mio, tutta rosa, vita mia. Ieri l'abbiamo pesata e pesa 3,7 kg. È cresciuta perché quando è nata era 3,2 kg e 90 kg. E quindi poi ha fatto un po' di calo. Poi il 29 dicembre era 3,350 kg e ieri, che era 12 gennaio, 3,760 kg. Quindi il latte della mammona va bene. Meno male, sono contenta. Mamma mia, occhiai, aiuto. Mamma mia. Allontaniamo, non mi riconosco più. Penso che non mi trucco, non si sa da quanto. Penso che appena mi ritruccherò, cioè dovrò finire la boccetta di correttore, perché guarda qua. Vabbè, però sono occhiaie di felicità, a volte anche di scleri, perché è inutile che, come nel percorso della gravidanza, come quando vi ho raccontato dei trimestri, è inutile che vi dico è tutto bello, fantastico, meraviglioso. No, è tutto bello, fantastico, meraviglioso, ma ci sono tanti momenti di defiance, tanti momenti di sclero, tanti momenti di oh mio Dio, non ce la faccio. Però questa è un'altra storia, magari ne riparleremo. Anzi, se vi fa piacere, se vi interessa come argomento, lasciatemi un commento che faccio un video proprio specifico. E tra l'altro vorrei girare il video del parto, perché sono passati 24 giorni, mi ricordo tutto forte e chiaro, però ecco, non vorrei che passasse troppo tempo, perché non vorrei omettere nulla. E fatemi sapere anche se volete il video del parto. E facciamo così, sotto i commenti mi scrivete se vi interessa il video del parto e se volete il racconto sincero, senza omissioni, e se vi può interessare un video specifico su
questo inizio di maternità che tutti descrivono in maniera idilliaca, che lo è, però a volte non lo è, quindi fatemelo sapere. Niente, noi continuiamo, lei continua qui a mangiare, poi spero si riabbiocca, intanto a me mi sta venendo un crampo al braccio, aiuto, e così mi abbiocco un attimino pure io. Buonasera, serata finita, ma dove? Allora, siamo a orario di cena, sono le 8 e 10, 8 e un quarto. Massimo è tornato e io ho imbastito la cena. Stasera mangiamo couscous con vellutata di zucca, un po' di finocchi e le orate al forno. La cena va meglio rispetto al pranzo perché Massimo non deve scappare al lavoro. Il pranzo è sempre una corsa, a meno che Ludovica non è buona e ci fa pranzare in tranquillità. Io mi sto mettendo una quantità di crema alle mani perché lavandomi le mani 850 volte e lavando il culetto di Ludovica 850.000 volte mi si sono spaccate. Comunque, voi non potete capire la quantità di capelli che io sto perdendo, cioè non potete proprio capire una quantità industriale. Il mio aspetto è sempre peggio. Oddio, sto capello non si stacca perché ho la crema. Staccati, ok. La mia situazione è sempre peggio. Allora, oggi vi avevo detto, ah, mi sono chiusa in bagno perché un attimo ho detto: senti, io ho imbastito la cena. Bisogna solo che finisce di cuocere, mi vado a chiudere un attimo in bagno. Pensaci tu, questo è per quello che vi dicevo prima, l'amo più della vita mia, però da stamattina da sole un attimo di tregua anche per me, una pipì in santa pace. E lo shampoo non l'ho fatto, lo rimanderò domani, domani è sabato, quindi grazie a Dio Massimo non lavora, sta qui. Allora, prima stamattina, non mi ricordo, vi avevo detto che vi avrei fatto vedere come sono combinata a 24 giorni dal parto. Allora, io ho preso in totale nel video del terzo trimestre, vi avevo detto che ero a più 10, alla fine sono arrivata a più 12 kg. A 24 giorni ne ho persi 9, me ne mancano 3 per ritornare al mio peso iniziale, anche se io mi vedo completamente diversa, aiuto. Ora vi faccio vedere. Allora, questa è la situa. Allora, ragazze, sono molto più larga qua. Le ossa sono molto più larghe. Ho letto che rientrano un po', ditemi. Ditemi che è vero che rientrano. La riga c'è ancora, ma poco male, non me ne frega. Ora che il panzone non c'è più, è molto più scura rispetto a prima, vedete? L'ombelico è rientrato, grazie a Dio. E qui ho una bella smagliaturona che mi hanno provocato loro al parto. Sti cavoli, poi rimettere il piercing e ame. E questa è la situa. Ora è sera, ho mangiato, non vado in bagno, però questa è. Sembro incinta di 4 mesi, io a 4 mesi, no, a 5 mesi ero così. Ecco qua. Questa è la mia panza a 24 giorni post-parto. Spero che rientri bene, spero che qua rientri un po' e spero di ritornare ad avere il mio piattume. Non mi posso lamentare perché la pelle è morbida, ma non è flaccidona. Vuoi la genetica, vuoi perché ho sempre fatto sport, vuoi perché ho sempre avuto l'addome scolpito, non lo so. Ovvio, se mi piego in avanti un po' e molla, però sono passati solo 24 giorni, non mi posso proprio lamentare. Non ho la fretta, l'ansia di rivedermi l'addome scolpito, anche perché non sto facendo un cavolo di niente, però ecco, spero che mi ritorni.
Quindi questo è un check per me, che ho, almeno ho questo video. Vediamo fra una decina di giorni come sono combinata. Ora non voglio diventare ossessiva con la bilancia, però vediamo un attimo. E niente, quindi vi ho detto ero a più 12, poi ne ho persi 9 e adesso me ne mancano solo 3 al mio peso iniziale. Vediamo, senza fretta, senza ansia, anche perché non sto facendo diete, niente di niente, sto mangiando come ho sempre mangiato prima della gravidanza, durante la gravidanza e adesso, anzi adesso tanti alimenti non li mangio, non perché sono vietati, perché lei, soffrendo di coliche, pure la mia pederata mi ha detto: signora, se le si gonfia la pancia, le si gonfia lei, mica la bambina. E le coliche sono dovute dall'aria che lei ingurgita quando mangia. Però mi ha detto: se proprio vuole fare una prova, elimini broccoli, cavolfiori, legumi. Quindi sto mangiando sempre le stesse cose: finocchi, pollo, tonno, aiuto. Però vabbè, va bene così. Il sushi l'hai mangiato? Ancora no, perché ho paura. C'ho paura che le sta male, anche se è una cazzata, però lo mangerò a breve. Ma mi sono mangiato il panino col salame, mi sono mangiato il prosciutto crudo, mi sono mangiato tante altre cose. Va bene, ragazze, io vi saluto. Grazie se avete seguito questo video, mi dispiace di come è venuto, perché sicuramente sarà un casino, non lo so se è lungo o corto, non lo so che cosa ne è venuto fuori, scusate per il mio aspetto. Spero la prossima volta di essere un pochino più presentabile. Vado a vedere che sta succedendo di là prima che mi esplode la cucina e niente, ci vediamo presto. Ciao!